Ehi la ciurma, questo è un momento importante. Siamo davanti alla statua dell'antipapa e probabilmente questo ci porterà a combattere l'antipapa in sé. C'è proprio un portale. Ah, ok, avrei potuto farlo nell'altro video questo. Dai, abbiamo sbloccato l'avatar successivo, grandissimi. Monkey King, when you're a king, you should dress as one. Lo mettiamo così, ok. Vedete il prossimo qual è? The Wanderer. Change, vediamo un attimo, quello che posso sbloccare. Ah, o questo o questo, Caveman. Oppure The Wanderer. Ma quasi quasi darei la priorità ad andare a... Anche se questi costano di più, 10.000, 9.000, vabbè. Darei la priorità ad andare oltre per arrivare all'ultimo. E quindi in questo bivio e questo bivio scegliere quello che va avanti. Sì. Sì. Facciamo così con il caveman. Allora, la possiamo sbloccare. Next card slot, pure grade a magic card. Allora, andrei più che altro per comprare il calderone, perché così se moriamo non perdiamo tutta questa roba. Di quanto salirà? E ci siamo ripagati il calderone praticamente con questo. E questo? Una luna, ok. Lock card slot, 50.000. Ma boh, vabbè, adesso non è urgente. Andiamo a picchiare allora l'antipapa. Ci vedremo 15 minuti circa. Vada. Fortuna che l'ho messo per un video a sé stante, ma no, l'avrei fatto comunque. Non penso che avrei pensato diversamente. Mi piace come... Oh, no, dobbiamo fare attenzione perché adesso non abbiamo nessun upgrade delle carte. Mi ha dato un achievement, non so perché cosa, aspettate che guardo. Equipaggio una carta in uno slot per 100 volte, ah ok. Se mi ha dato il disarmor. Allora, non abbiamo le pozioni, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Non abbiamo trovato una fontana. E non abbiamo neanche il cuore. Ah, qua c'è una carta. Non sappiamo quale, però. Vediamo se qua per caso troviamo una fontana. C'è una carta, ok. Pozioni di mana. Ah, ma sono a caso? Io non avevo una pozione di mana come carta. Probabilmente mi stai equipaggiando delle cose a caso, cioè me le ha sperse tutte.
Eh sì, quindi non per forza ho equipaggiato quelle che servono a me. La fortuna è che come una delle prime ho trovato la spada doppia. Skeleton Belt non me la ricordo. L'ho mai utilizzata forse, che cosa fa? Ah, evita i danni dagli scheletri. Ah, qua non c'è niente. Oh sì, questo mi serve un sacco. Almeno avrò la possibilità di recuperare cuori. Devo stare un attimo fermo a recuperare vita. 45. Fortuna che sono tornato in su perché sotto non l'avrei mai trovata. Firebomb, ok. Queste non mi interessano però. Ci sono delle carte ravvicinate là. Aia. Ok, vendiamo tutta la vita. Ok, abbiamo trovato le pozioni. Che era l'altra aggiunta importante che mi premeva avere. Allora, gestiamo un attimo le carte. Allora, le pozioni. Il disarmor ci sta. Togliamo la mana potion. Toglierei le firebomb, che non mi serve lo skeleton belt. Chance to block missiles ci sta. Questo non mi interessa. Vediamo poi che cosa sbloccheremo di altro. Queste sono quelle importanti, diciamo. E non so se me ne ha messe nella versione magica o meno. No, questa è nella versione leggendaria, sì. Quindi è posto. Allora, qua ci sono delle cure, se non altro. Ok, Red Beet Food, ce l'avevamo. Scusate se sto andando particolarmente con calma, ma è che questa cosa di non avere le carte mi rende un po' preoccupato. Burning Axe, ok, abbiamo anche di nuovo lei. E non l'ho fatto apposta, sto picchiando lui, scusami. Ok, ci sono delle carte anche qua. Blocca poi bene questo scudo, non è una cattiva idea. Avevo 64 di vita, credo. Chi è? Forse perché avevo equipaggiato una carta che mi dava della vita qua. C'è qualcosa che posso togliere? Cluster. Cluster non mi interessa, lo tolgo. No, il resto ce l'avevo, mi pare, equipaggiato nell'ultima run.
Ma qua non c'è niente, continuiamo qua a destra, vediamo se c'è qualcosa, non mi sa che dobbiamo andare proprio giù in fondo dove c'è l'altra carta. Ok. No, ok, non voglio scendere là sotto prima di aver recuperato le carte. Mi sa che là è proprio andare dall'antipapa, allora vado giù sotto dall'altra parte per prendere le altre carte che avevamo visto. Karma Essence cos'è? No, ok, non mi interessa Karma Essence, togliamo. Ah, ok, ogni carta che prendiamo in pratica evoca della gente. Cioè, magari avremmo potuto anche non prendere nessuna carta. E tra l'altro sono tutte viola le carte quando sono poggiate per terra. Vuoi per dire che è una carta leggendaria? No, sono tutte viola. Così mi ha... Ah, il Mighty Burn. Ice Bomb, ok. Ah no, abbiamo l'armatura che recupera i cuori, ecco cosa non abbiamo. Ah no, la viola forse recupera sia mana che il resto. Non avevamo lo shield. Mighty Bone, non... Blow, non mi ricordo se ce l'avevamo o meno. Cioè, allora, qua forse è finito. Sì, c'erano solo quelli da recuperare. Qua avremmo vagato ancora a lungo prima di riuscire a trovare le carte importanti, perché non ci ho ancora dato la boots neanche avevo. Via. Togli anche il Might Blow nel dubbio che okay. Tanto non mi serve, non dovrebbe servirci, l'importante è l'armatura. No, neanche Blade Storm. Ne avevo di carte, ma le ho già da recuperare qua, eh. Allora, togliamo questo Bladestorm. Ah, era l'ultima carta che potevo prendere. Phantom Ring, no! Me ne mancano altre, scusate, l'armatura? Vuol dire che l'ho recuperata e non me ne sono accorto. Eh sì. Oh, forse ce l'avevo il Mighty Blow. Avevo il Charge, forse. L'avevo recuperato chissà quando. Ok, preso tutto, mi sa. Andiamo di là.
Perché c'è questa freccettina qua da seguire? In genere non c'è. Cosa mi vuole indicare? Che devo andare in là? Beh, ok, ma... Ci abbiamo già messo più di quanto non avesse dichiarato il livello. No, di qua dobbiamo andare, ok. Ah, forse per il charge, sì. Che indichi dove vuoi caricare? No, quindi non avevo il charge caricato. Cos'avevo? Non ricordo mica. Boh. Prepare yourself, traitor. The time is upon you. Scusi qua. Cosa c'era? È ancora bloccato là, devo fare della roba prima, probabilmente. Too weak to face me without your puny cards? Very well, it will be more educational when the will of Archdemon breaks you to me, faithful. Your treachery ends now. Ne diciamo che evoca una roba mica da poco. No, volevo bloccarlo, ma... Devo stargli vicino per... Accorgermi quando parte con le... No, che qua non posso. C'è parecchia gente comunque qua in giro, eh? La sera ci si diverte, eh? Non ci si può annoiare. Allora, raccogli un po' di cuori che sono cascati per terra. Questo freddo non mi piace, devo dire. Cos'è che c'è di là? Boh. Ah, eccolo. Con i suoi scagnozzi, ovviamente. Aspetti, fammi... Allora, no, voglio stare accanto a lui perché... Fatemi passare che voglio solo picchiare lui. Dai! Mannaggia, tutti qua addosso a me, ovvio. Ma è questo?
Sto praticamente sprecando tutte le mie pozioni, ma per fortuna lui è andato, che era la cosa principale per cui siamo venuti, quindi... Adesso gli altri pian piano cadranno anche, dai. Ok, una carta nuova. È una legendary card che non abbiamo idea di che cosa sia. Delle rune miste. Ok, adesso andrei anche ad aprire tutte le porticine se possibile. Amici, che mancano due Skeleton Warrior, solo uno. Dove sarà questo Skeleton Warrior che manca? Vabbè, entriamo nelle stanzine nel dubbio. Ah, no, ok, quella stanza mi riporta in là. E questa? Di qua. Quindi erano tutte finte stanze alla fine. Anche questa mi porterà di sotto, probabilmente. Sì. E questa mi riporterà là dall'altro lato. Poi potevano essere comode per muoversi alla fine. No, mi dà troppo fastidio sta freccia che continua a muoversi. Senti, toglilo e dammi boh, questo va bene, dai. Non so dove è andato però quel Skeletal Warrior. Ah, mi fa le di là. Ma forse era prima ancora che andasse a picchiare lui. A meno che non sia stato evocato a caso. Oh, no, non voglio lasciare il livello immediatamente. Voglio arrivare fin là. È vero che magari dura un attimino di più il video, che siamo a 22 minuti e passa. Quasi 23, ma voglio scendere le scale di persona. Per iniziare a scendere all'inferno, in pratica qua inizia l'inferno. Oh, i fuochi d'artificio, che bello, yeah! Hip hip hooray! Vabbè, allora vediamo che il gossip che ha. Moreover, I vowed to help and protect life, so taking one, even one so twisted by evil as his, goes against that oath. I shall thank the heavens for sending you to our aid. Perfetto, quindi è super contento, dice ringrazio i cieli che abbiano mandato te perché così io ti ho curato e... No, vediamo un attimo questa carta leggendaria. Frostring, who's the boss now? Ma cosa fa però, scusami? Scusa. Ok, gli effetti di rallentamento sono più lenti. L'immunità al congelamento di 10 secondi dopo essere stato congelato. Chance to spawn icicle after killing a monster. Chance to freeze monsters colliding with any icicle. Frozen monsters slow other monsters on touch.
30% di imprigionare un boss dopo che cambia stato? Ah. Non sembra male come cosa, dovremmo quasi provarlo. Questo Frost Ring, allora quasi quasi, compriamoci il nuovo slot. Listen for a while. My horoscope. E ci mettiamo questo. Cioè, sono comunque 16 spazi liberi, cioè, quindi abbiamo un sacco di carte che non abbiamo ancora scoperto, eh? Comunque non sembra, ma è così. Buono, buono. E adesso, prossima volta che scenderemo giù, saremo all'inferno. Ma non abbiamo fatto tantissimi punti alla fine. Staying alive, staying alive. Feci 10 partite di seguito senza morire. Ottimo. Staying alive, staying alive. E qua avremo poi tutti questi livelli da scendere fino giù al arcidemone, che sta qui con la sua papparella preferita. Ne abbiamo fatti comunque di livelli, cioè porca miseria, guardate un po'. Tantissimi. Vabbè, detto questo, si è fatto tardi, quindi io vi saluto, ci vediamo presto, presto, presto con Book of Demons. Io vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, un commento qua sotto, iscrivervi qua sotto, salutare te, la vostra famiglia, i vostri amici, e buona giornata. Ciao, ciao, ciao.